Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Prendo spunto da un paio di messaggi che mi avete mandato, perché credo che sia anche il momento giusto di iniziare a parlare di questo, di parlare del dopo, di parlare di come siamo chiamati a fare cose diverse o a fare cose che abbiamo sempre fatto in maniera diversa. Quindi vorrei dedicare questi minuti a una piccola rubrica di evoluzioni e di innovazioni grazie al coronavirus. Cioè, visto che siamo in realtà migliaia, che siamo antenne in giro per l'Italia, in giro per il mondo, mi mandate segnalazioni di chi si è inventato qualcosa di diverso in questi giorni. Mi sono arrivate segnalazioni di delivery fatti in maniera diversa, mi sono arrivate segnalazioni di prodotti inventati nell'arco di qualche settimana, senza citare i grandi casi delle industrie che hanno riconvertito per l'emergenza. Parliamo proprio di quello che noi abbiamo fatto di realtà, di chi vicino a noi dice: cazzo che bravo, vedi, non è stato lì a piangere, a lamentarsi, a fermarsi, ma ha trovato un'idea, si è messo in moto, ha usato la testa, si è evoluto e magari ha fatto cose che servivano da tempo ma che erano lì parcheggiate e che adesso, spinto dalla necessità, spinto dall'obbligo, si è trovato a fare, no? Questo concetto del cambiare quando siamo costretti a cambiare in realtà succede un po' a tutti, lo diciamo continuamente: dovremmo essere così bravi da anticipare i cambiamenti, dovremmo essere così bravi da non aspettare di andare a sbattere contro la sofferenza, dovremmo essere così bravi di poter essere quelli che anticipano le cose, ma spessissimo succede che è la costrizione che ci spinge a trovare idee, ingegno, a fare quello che sapevamo che potevamo fare ma che continuavamo a rimandare. Ecco, quindi vorrei veramente fare complicità tra di noi. Normalmente questi video vengono visti da 3, 4, 5 mila persone. Vi va di mandarmi qua nei commenti quello che avete visto fare, quello che vi è arrivato, che avete detto che bravo, che figo, e magari taggatelo, gli diciamo un bravo in pubblico. Abbiamo bisogno di questi esempi, abbiamo bisogno di vedere che anche in questo momento c'è chi non si ferma, no? Anche in questo momento c'è chi a parte, va bene, ovviamente il rispetto della situazione, la sofferenza un po' di tutti, ma che cerca di far girare il cervello. Fermati ma non fermarti, dicevo ormai 3 settimane fa. Io credo che più che mai adesso abbiamo bisogno di iniziare a capire che appena superata questa emergenza sanitaria c'è un'emergenza economica che incombe, e questa emergenza ha bisogno, mentre prima c'era bisogno di operatori sanitari, di medici, e prima e adesso, fra poco ci sarà bisogno di idee, ci sarà bisogno di spirito, di intrapresa, ci sarà bisogno di sbuzzo, detto come si dice da noi in Romagna, ci sarà bisogno di freschezza, ci sarà bisogno di chi ci prova, ci sarà bisogno di chi osa, di chi magari fa delle cagate, perché se non fai cagate, se non ti dai il permesso di sbagliare, difficilmente farai cose diverse, innovative. Però ecco, aiutatemi, aiutateci, facciamo vedere che c'è un'Italia che trova delle idee, trova delle soluzioni. Vi va? Mi aiutate? Dai! Dai che ce la facciamo!